Ciao ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. Quadlock ha deciso finalmente di non mandarmi i loro prodotti. Diciamo che c'è stato un tentativo di collaborazione, ma dato i miei ancora, diciamo, bassi numeri, non mi hanno calcolato nemmeno. Comunque, io ho comunque effettuato l'acquisto, infatti qui abbiamo sia la cover per il mio iPhone X, sia appunto il supporto per la moto. Ora, tutti quanti vi starete chiedendo perché il titolo del video è appunto questo. Perché ci sono state molte persone che mi hanno detto e mi hanno fatto notare che appunto questo supporto può provocare dei problemi allo stabilizzatore ottico dell'iPhone o di qualsiasi altro smartphone. Io, nonostante fossi a conoscenza di questo problema, ho deciso però di volerlo provare. Perché? Perché è un prodotto del quale tutti quanti mi hanno parlato super bene, un prodotto che anch'io sin da subito ho reputato valido e anche per necessità, perché appunto mi serviva un supporto per iPhone per la moto. Quindi, alla fine, dopo tanta indecisione, ho deciso di acquistarlo. Quindi adesso l'unica cosa che ci rimane da fare è unboxarlo, testarlo e vedere appunto come si comporta. Ok, andiamo ad effettuare un rapido e breve unboxing. Io ho già aperto il tutto e anche già provato, però giusto per farvi capire cosa c'è dentro la confezione, andrò a rifare l'unboxing con voi. Allora, andiamo a sfilare il tutto e qui troveremo appunto un blister con dentro i vari supporti per adattare a qualsiasi dimensione di manubrio il vostro supporto, il supporto per il manubrio, il supporto, diciamo, che fa da stand e il supporto per la cover e il telefono. Qui abbiamo un chiavino esagonale per serrare tutte le viti del supporto e adesivi e manuali. Nulla di più, confezione decisamente minimale e sistemata, ma troviamo dentro tutto quello che ci occorre. Le varie guarnizioni, se così vogliamo chiamarle, sono di quattro misure differenti, nonostante ne siano tre. Abbiamo la guarnizione da 22 mm, 25 mm e 28 mm, però il supporto vero e proprio può essere montato anche senza l'anello di gomma all'interno, in modo tale da arrivare a una dimensione di 32 mm. Molto molto comodo, molto versatile, si può adattare tranquillamente a qualsiasi tipo di manubrio. Mettiamo da parte il supporto e arriviamo alla cover. Scatolino molto carino esteticamente, lo andiamo ad aprire e al suo interno è molto scarno, perché troviamo solamente la cover in sé per sé con un mini manualino di istruzioni. Alla fine è una cover, cosa altro doveva esserci? La particolarità di questa cover è che all'interno è vellutata, quindi proteggerà il vostro telefono da graffi, a patto che la teniate pulita, altrimenti se ci sta sporcizia dentro, ovviamente vi graffierà il telefono. Ma la cosa veramente interessante è il suo retro, dato che troviamo appunto il vero supporto per il quadlock. Cover molto molto carina, resistente, abbastanza dura, non facilmente piegabile e però allo stesso tempo morbida, vi permetterà appunto di proteggere il vostro telefono e supportarlo al meglio, supportarlo nel senso di mantenerlo saldo al supporto per la moto. Perfetto, una volta fatto l'unboxing non ci resta altro che montarlo. Il montaggio è veramente semplice, si tratta di avvitare quattro viti, quindi non starò qui a farvelo vedere in maniera come si monta il quadlock, ma se ci riesco vi farò vedere un po' di cinemello che a me piace sempre fare. Perfetto, montaggio terminato, quadlock montato ed eccolo qui. Perfetto, ci sta anche discretamente bene sulla moto, mi copre solamente il contagiri, ma alla fine del contagiri
poco ci interessa, il contachilometri comunque ci interesserebbe ancora meno perché funziona poco e male, quindi non ci resta che parlare di alcune considerazioni. Innanzitutto in questo video non lo andrò a provare perché diciamo il quad lock, appunto per quel problema, preferirei utilizzarlo solamente in zone in cui mi serve innanzitutto, quindi probabilmente autostrada e poco di città, e su strade fondamentalmente asfaltate come si deve e che non mi possano dare gravi problemi. Ovviamente non ho voglia di fare da tester per chi guarderà questo video, nel senso di rompere il telefono. Non mi va di rompere il telefono, però ovviamente ce l'ho, lo userò e vi farò sapere come mi sono trovato e semmai si dovesse rompere il telefono. La mano non l'avete vista più perché per scaramanzia ha fatto qualche altra cosa. Comunque, ci tengo a ribadire che questo prodotto non mi è stato fornito da Quadlock, non c'è stata alcuna collaborazione, non c'è stata alcuna sponsorizzazione, né tantomeno mi hanno mandato il prodotto gratuitamente. Quindi vi darò le mie impressioni con la sincerità più grande di questo mondo, perché appunto in tasca non me ne viene nulla, né tantomeno mi hanno cagato, quindi sarò anche cattivo se devo esserlo. Innanzitutto parliamo dell'esperienza unboxing, è una cosa che a me in particolare piace parecchio, perché la cura del packaging, dell'imballaggio e tutto è sempre un sinonimo di qualità e pregio appunto del prodotto. Devo dire che appunto nulla da dire, bello sistemato, pulito, curato anche nei minimi dettagli a livello di estetica appunto della confezione, quindi nulla da dire, su questo ci siamo. Il prodotto in sé per sé veramente ha una qualità eccellente. Diciamo che la maggior parte è plastica alla fine, però è quella plastica dura, rivestita in, come posso dire, plastica vellutata, va? Morbida al tatto, che dà quel feeling di premium e di robustezza, di resistenza, che fa ben sperare su prodotti del genere. Non abbiamo alcun tipo di ammortizzazione, appunto, sarebbe stato bello magari vedere tipo uno shock mount in miniatura, come quelli che si usano per i microfoni, per magari attutire eventuali sconnessioni stradali, dossi, fossi, qualsiasi cosa possa influire appunto sul danneggiamento del vostro smartphone, però purtroppo non è stato così. Sarà sicuramente una cosa difficile da implementare, ma va bene. Lo smartphone loro fanno vedere che tu lo metti, giri e è subito montato. In realtà non è proprio così, dovete farci un pochino la mano e avere anche abbastanza fortuna per metterlo alla prima botta, però non è questa cosa difficile, diciamo, che vi impedirà l'acquisto o addirittura di usarlo. Bisogna farci un po' la mano, però all'inizio avrete un po' i vostri problemi. Comunque, detto questo, io direi che il video può anche terminare qua. Vi invito a seguirmi come al solito su Instagram perché ci sono stati vari spoiler appunto di quando mi sono arrivati questi prodotti. Mi trovate su Instagram con il nome solito mio, Ciro Brescia. Quindi niente, per questo video è tutto. Come al solito, se vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel pollicione in su qua sotto, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo come al solito in un prossimo video. Ciao ragazzi!